La popolazione, secondo video, qui parleremo di etnie e lingue d'Europa, italiano, dialetti e minoranze linguistiche, le religioni in Europa, salute e istruzione in Europa e in Italia. Etnie e lingue d'Europa. L'Europa è una grande varietà etnica e linguistica. Sono presenti decine di popoli differenti, ciascuno con una propria lingua e cultura. Nella maggior parte dei casi a ognuno corrisponde uno stato nazionale, eccezione di in Belgio, dove abbiamo valloni di lingua francese e fiamminghi, che parlano una lingua simile all'olandese, Svizzera, dove viene parlato tedesco, francese, italiano e romancio. Negli stati sono spesso presenti minoranze etniche e linguistiche, come nelle regioni spagnole di Catalogna, Galizia e Paesi Baschi. Qui si parla il basco o euskera, o nel caso dei Lapponi in Scandinavia e gli ungheresi in Slovacchia e Romania. Vediamo le lingue indoeuropee, che è il principale gruppo linguistico di lingue parlate in Europa. Comprendono lingue neolatine come il francese, l'italiano, il portoghese, lo spagnolo, il rumeno, il moldavo e altre, e si chiamano neolatine perché sono derivate dal latino. Poi abbiamo un gruppo di lingue germaniche come il danese, l'inglese, l'islandese, il norvegese, l'olandese, lo svedese, il tedesco. Lingue slave come il bielorusso, il bulgaro, ceco, croato, macedone, polacco, russo, serbo, slovacco, sloveno, ucraino. Lingue baltiche come il lettone, il lituano, celtiche come il bretone, il gaelico, il gallese, lo scozzese. Ci sono alcune lingue indoeuropee che non fanno parte di nessuno di questi gruppi, sono l'albanese, l'armeno, il greco e la lingua romani che è parlata al popolo rom. Poi abbiamo delle lingue estranee alla famiglia indoeuropea, come le lingue ugro-finniche, l'estone, il finlandese, il lappone o sami, l'ungherese, poi abbiamo anche il basco, il maltese, il turco, il georgiano, lingue non indoeuropee. Italiano, dialetti e minoranze linguistiche. In passato la penisola, cioè l'Italia, era stata divisa in stati regionali e si diffusero varie lingue locali, i volgari, tutti derivati dal latino. L'italiano di oggi si è sviluppato al volgare parlato in Toscana, di particolare prestigio perché utilizzato dai maggiori scrittori medievali, Dante, Petrarca e Boccaccio, le tre corone trecentesche. Tra le varie lingue locali derivate dai volgari ve ne sono alcune come il sardo, il friulano, l'occitano, il franco provenzale, rintracciate lì nella cartina sulla destra, che sono considerate patrimonio culturale e tutelate da leggi speciali. Parliamo di religioni in Europa. In Europa esistono libertà di religione e diritto di cambiare fede o non avere alcuna religione. Il 70% degli europei è cristiano, cattolico, protestante oppure ortodosso e sono presenti anche minoranze religiose tra cui ebraismo e islam, i musulmani. Parliamo di salute e istruzione. In Europa i livelli di salute e istruzione sono alti e le condizioni di vita sono buone. I sistemi sanitari nazionali garantiscono le cure, così i tassi di mortalità infantile e materna sono molto bassi. Materna vuol dire delle madri in periodo intorno al parto. Le malattie più diffuse sono quelle legate all'invecchiamento. Anche il tasso di analfabetismo è molto basso, ci sono pochi ragazzi che lasciano presto la scuola e molti laureati. Analfabetismo naturalmente vuol dire popolazione che non sa né leggere né scrivere. Abbiamo finito, buono studio.